cui sono veramente molto legato, perché poi ogni vino è come un figlio. Questo stavo un po' parlando prima, Giuseppe, allora l'azienda si chiama Girolamo Russo, in memoria del padre, il produttore è Giuseppe Russo, che quest'anno con grande sorpresa e con grande stupore è stato eletto viticoltore dell'anno dalla guida del Gambero Rosso, quindi per lui è stato veramente un gran suggello al suo lavoro, soprattutto in vigna. È un'azienda che si trova nel versante nord dell'Etna, come la maggior parte delle aziende importanti dedicate alla produzione dei vini rossi della zona, perché la zona est, quella da Fiume Freddo, Biancavilla, è un pochino quella più umida, quindi più da bianchi che non da rossi, mentre il comune di Castiglione di Sicilia e Randazzo è più la zona da rossi. Questo vino è ottenuto da un vecchio vigneto, appunto il vigneto incontrato a San Lorenzo, è praticamente 100% eredo mascalese. La raccolta è una raccolta, io oserei dire, maniacale, quasi da sotterra, perché i passaggi che facciamo nel vigneto, insomma, sono molteplici, alla ricerca veramente dei grappoli sempre più maturi. Andando in cantina nel periodo della vendemmia si vedono una sfilza di piccoli contenitori dove abbiamo ogni singolo piccolo appezzamento anche del vigneto, quindi è una scelta della scelta. Questa scelta della scelta, alla fine, al momento nascono tre vini, uno è il San Lorenzo, appunto, che è il vigneto più alto che abbiamo, a circa 850 metri, 900 metri di altezza, nel comune di, mi sembra, di Randazzo. Poi facciamo un altro cru che è Feudo, che nasce anch'esso da un vecchio vigneto a circa 650 metri nel comune di Castiglione di Sicilia, e poi facciamo quello che io definisco un secondo vino, un po' tipo Chateau francese, perché non è il nostro vino base, ma è l'assemblaggio di più contrade, anch'esso affinato per circa 12 mesi in barrique, che è Arina, che nel dialetto locale significa la sabbia, perché il terreno ovviamente da cui nascono questi vini è un terreno vulcanico, ricco di cenere e di lapilli vulcanici, quindi è un qualcosa veramente di unico. Tanto per raccontarvi brevemente la storia di Giuseppe, io ho conosciuto Giuseppe veramente per caso, perché lui faceva tutt'altro, è laureato in lettere, era grande appassionato di musica, classica soprattutto, ha scritto un bellissimo libro, un saggio sulle musiche di Wagner, credo di Luchino Visconti, un film di Luchino Visconti, quindi è una persona che viene da tutt'altra estrazione culturale. Suo padre però aveva questi 15 ettari di vigneto che coltivava, credo, con grande passione. Un giorno è venuto a mancare proprio nel vigneto e lui si è ritrovato questa azienda, un po' sulle spalle, e ha dovuto prendere in mano l'azienda. Il primo anno ha venduto le uve, poi ci siamo conosciuti, il primo anno abbiamo verificato da Marche di Grazia, Terre Nere, in un'altra cantina, e poi sinceramente l'ho convinto a provare a fare il vino nel garage di casa, perché poi è realmente il garage di casa. Alcune volte parcheggiava la macchina accanto alle barrique, però è realmente il garage di casa, e facciamo queste 20-30 mila bottiglie all'anno, che sono realmente frutto di una selezione maniacale del mondo. Io mi ricordo sempre di una delle prime volte in cui sono andato da lui, e forse anche un po' con presunzione, perché partendo da Pisa, da Firenze, partivo con queste giornate veramente un po' nebbiose, grigie, e arrivavo lì e c'era questo sole, questa luce che era incredibile. E ho detto: Giuseppe, se non facciamo un grande vino qui, veramente vuol dire che io non ho capito niente. Penso
un pochino di esserci riuscito, di non essermi sbagliato, perché è una zona che oggi è all'onore della cronaca, che veramente secondo me dà dei vini di una grande personalità, di una grande eleganza, che insomma io a parlarne mi emoziono, perché è una terra che amo, poi insomma c'è la mia compagna che è siciliana, per cui insomma, sono particolarmente legato a questo. E devo dire che oggi i risultati che si ottengono sull'Etna sono incredibili, se si pensa che 20 anni fa insomma non esisteva questa viticoltura, o meglio, esisteva la viticoltura ma non esisteva questo concetto di vino. Oggi, senza presunzione, credo che i vini dell'Etna possono essere nel gota delle enologie italiane, insieme ai, insomma, ai grandi vini piemontesi, ai grandi vini toscani, al Caudasi, a qualche Aliano, insomma siamo di fronte veramente a un grande terroir. Questo è un terroir perché credo che, come marchi i vini, il vulcano, la montagna, come chiamano loro, sono poche le zone d'Italia. E quindi insomma questo è un vino che credo insomma possa davvero emozionare e dare soddisfazione. Dicevo, Giuseppe Rignano, un vino che è entrato, diciamo, fra i migliori d'Italia, perlomeno uno dei più caratteristici. Si dice sempre, no, la mineralità nei vini, spesso in tutti i vini sono minerali, in realtà non tutti lo sono, sono dei territori abbastanza particolari. Un attimo di silenzio, cioè tra un po' ci chiediamo. Praticamente sono vini appunto a piede franco, quindi non innestati, hanno delle radici profondissime, produzione molto bassa, come diceva Emiliano, quindi questo vuol dire che innanzitutto vini particolari al colore, perché sono quasi trasparenti, no? Sono più tipo Pinot Nero, tipo Sangiovese da altri tempi, tipo Nebbiolo, quindi già questo è particolare, non se ne aspetti vini più delicati, invece già dal profumo sono molto penetranti, molto che ricordano appunto il Pinot Nero con queste note di frutti sottobosco, al limite un pochino il tabacco, e poi questa nota minerale dall'affumicato e una spezzatura molto, però molto dolce, molto gentile, molto alla fine se vogliamo calda, mediterranea, però con queste punte di pepe, di tabacco molto, molto ficcanti, molto penetranti, vini che colpiscono subito per la, diciamo, la piacevolezza fruttata, però poi dopo liberano piano piano questi sentori che sono proprio caratteristici dell'Etna. Anche i bianchi dell'Etna hanno questi profumi, veramente un territorio tra quelli che marca di più, diciamo, il vino. E una sorpresa più grande direi anche quando si vanno a bere, hanno un equilibrio straordinario, hanno una setosità che veramente ricorda qualche Pinot Nero della Borgogna, cioè si vede il tannino praticamente non è, cioè, c'è, però non graffia, non ferisce, però è presente, prende la bocca, il vino ha corpo, ha struttura, ha sostanza, però veramente va giù benissimo, si vede, non dico come acqua, molto meglio dell'acqua, e veramente ha un suo equilibrio interno che deriva proprio da questo fatto di avere queste radici così profonde e di essere delle uve così, così particolari. Quindi un vino che in bocca forse stupisce ancora più che al naso in bocca veramente ha questo equilibrio particolare tra acidità, corpo, freschezza e profondità. Vedete in bocca quanto dura questa sensazione tra la ciliegia, la marena e di nuovo il pepe che ritorna fuori in finale. Quindi sono vini che veramente chi vuole ricredersi sulla Sicilia ovviamente deve questi vini, ma in generale chi pensa che in Italia certi vini non si possono fare, che in Italia vengono vini comunque troppo agili, troppo duri, ecco, dovrebbe assaggiare Etna e cambierebbe immediatamente opinione. Poi c'è tutta la poesia che volete, il vulcano, andate a vedere queste vigneti, sono dei paesaggi incredibili, però alla fine quello importante è nel bicchiere. Sono convinto che una volta uno l'assaggia, non so se per qualcuno la prima volta assaggia un misto di Etna, direi che toccano immediatamente il cuore, questo senza dubbio. E poi uno li scopre piano piano, sono sempre un'emozione particolare. Scusa, no, ho detto io.